Il nuovo anno scolastico in provincia di Lecce si apre con diverse criticità tra caldo e caos e trasporti. Il problema del trasporto scolastico è ancora un punto dolente, con autobus in ritardo e affollatissimi, tanto che spesso bisogna aspettare la corsa successiva. Difficoltà a prendere i mezzi non solo all'andata, ma anche al ritorno. Ho avuto varie difficoltà, soprattutto nelle ore delle 7, principalmente perché le corriere sono piene e sono poche. Infatti le corriere arrivano spesso tardi e quindi abbiamo difficoltà anche a livello scolastico e facciamo spesso ritardo. Molte volte non riusciamo neanche ad entrare dentro le corriere, dentro i pullman, e rimanendo a piedi e non riuscendo a venire a scuola, arrivare a scuola in tempo. Ci sono poche corriere, quindi non sempre riusciamo a prendere le corriere per arrivare in tempo a scuola. Ti è capitato di dover chiamare magari i genitori o qualcuno per farti portare? È successo proprio stamattina. Il problema più grave è al ritorno, in particolare nella fermata vicino alla nostra scuola, perché non c'è solo la nostra scuola ma anche la scuola a fianco e pertanto gli autobus sono sempre strapieni ed è solo uno e passa tra l'altro ad orari che non sono modulati per la nostra scuola. Molto spesso è capitato che ho dovuto chiamare i miei genitori per poter tornare oppure ho dovuto addirittura aspettare, andare al capolinea e attendere la corriera successiva. A questo si aggiungono i disagi dovuti alle temperature elevate che permangono e rendono le aule invivibili. Il caldo improvviso ci ha provocato una spossatezza in alcuni casi e in questa scuola abbiamo avuto diversi casi di svenimenti proprio per il caldo, quindi è stato difficile riniziare e concentrarsi. È un po' difficile, anche stare a pantaloni lunghi non è una situazione proprio vivibile, quindi influisce anche un po' sulla concentrazione. Non poche quindi le criticità che di riflesso i dirigenti scolastici devono affrontare. Se da un lato il dialogo con l'azienda di trasporti STP è più facile, con FSE è più complesso e per questo c'è chi sta pensando ad un'iniziativa collettiva. Potremmo anche noi scuole, voglio dire, in qualche modo con i genitori riunirsi e fare, diciamo, un'iniziativa unica magari rivolta all'FSE centrale a Bari, perché prende in considerazione, insomma, la nostra situazione qui locale a Lecce, per esempio, e ci dia delle risposte o perlomeno ci dia la possibilità di avere un dialogo. E anche per il caldo servirebbero interventi decisi. Non si parla tanto di PNRR, potrebbe essere utilizzata una parte delle risorse per affrontare questo problema e per esempio avviare una serie di progetti di efficientamento energetico, per esempio delle scuole, che sono quelli fra gli edifici pubblici che non sono mai stati interessati da questo aspetto.